L'ultima protesta risale ad appena 15 giorni fa. Da allora nulla è cambiato. Gli educatori socio-pedagogici e gli host dell'integrazione scolastica sono ancora in balia delle onde. Contratti a tempo determinato, con poche ore alla settimana e poche centinaia di euro in busta paga, per un servizio essenziale. Perché non è sufficiente che un bambino disabile grave o gravissimo sia presente in aula. È necessario che il suo percorso di apprendimento e di socialità sia guidato da professionisti esperti, che vanno, appunto, da figure come OSS, a mediatori linguistici, assistenti alla comunicazione per i bambini sordi, eccetera, che quindi siano complementari al servizio di istruzione condotto dai maestri in aula. Di questo si è parlato nella Commissione Sanità del Consiglio regionale, con l'obiettivo di sbrogliare una complicata matassa e dare loro un futuro più certo. E le strade per arrivarci iniziano ad essere individuate. Crediamo che queste figure professionali sono irrinunciabili proprio nell'assistenza ai bambini e ai ragazzi fragili. Sappiamo anche che c'è un fattore emotivo molto forte, no? I bambini, i ragazzi si affezionano a queste figure e poi vengono tutto d'un tratto in qualche maniera privati di questa assistenza. C'è l'esigenza di uniformare il sistema, di avere un'unica interlocuzione, un unico bilancio, un unico riferimento, e io aggiungo ancora una volta un'unica società in house che si occupi di questo segmento specifico, oppure la società in house che già abbiamo, che è la Sanità Service, cambiando lo statuto, integrando anche questo servizio, potrebbe nel più breve tempo possibile stabilizzare questi lavoratori, ripeto, altamente professionalizzati. A tal proposito, proprio perché credo che sia una questione importante, ho iniziato a lavorare su una PDL e a questo punto mi farà piacere poterla condividere, perché ripeto, questa è veramente una battaglia di tutti, deve essere una battaglia di tutti. I sindacati sono stanchi di protestare senza successo. Il problema che è stato posto sempre è stato un discorso di finanziamento. So che i fondi che hanno adesso a disposizione non bastano minimamente. Togliendo di mezzo le cooperative, noi daremmo il doppio del servizio agli stessi costi, quindi basta volerlo, altrimenti noi a livello sindacale non sappiamo più che fare, perché sia i ospiti, gli integratori sono ormai allo stremo, sono pronti a prendere le tende, ad accamparsi sul lungomare di Bari, perché la soluzione si deve trovare. E dagli assessori alla sanità e al welfare, Lopalco e Barone, sono arrivate aperture importanti. Io credo che il problema debba essere affrontato sicuramente presto, ma sotto due aspetti, che sono due aspetti che non necessariamente si intersecano. Cioè, uno è l'aspetto della stabilizzazione di questi lavoratori, su cui si può ragionare, ma c'è l'aspetto molto molto più complesso che riguarda la sistematizzazione di questo tipo di assistenza, cioè se questa assistenza viene parcellizzata fra scuole, comuni, province e regione, non arriveremo a capo di nulla. Ovviamente come regione dobbiamo porci il problema di queste figure, di questo servizio che la regione in qualche modo dà vita. Noi spendiamo qualcosa come 10 milioni l'anno per supportare questo servizio, però probabilmente non è abbastanza, o comunque va rivisto un po' tutto, perché dare in mano alle cooperative, abbiamo visto che spesso e volentieri crea ambiguità e crea soprattutto poca soddisfazione economica, e tutto questo credo che non ce lo possiamo assolutamente più permettere. Ora dunque se ne riparlerà in un'ulteriore audizione, a cui prenderà parte anche l'assessore all'istruzione Leo, per intraprendere un percorso che sia definitivo e dignitoso.